Beh. Buongiorno a tutti, lezione numero 32. Eh, terminiamo oggi eh, la sezione sugli alberi binari. Eh, se rimane tempo iniziamo quella sugli alberi da gioco che vi interessano per i vostri progetti. Ricordiamoci cosa stiamo facendo, stiamo eh, discutendo eh, una struttura dati chiamata albero binario che eh, è deputata, lo scopo principale è quello di eh, fare ricerche, ricerche in tempo, eh, in tempo breve, ovvero con una complessità che dovrebbe essere eh, quella dell'albero, ovvero i passi computazionali proporzionali all'altezza dell'albero che poi vedremo essere logaritmo in base 2 del numero di nodi presenti nell'albero abbiamo fatto quindi un po' di eh, algoritmi di inserimento di, eh, di ricerca massimo e minimo abbiamo ieri pure parlato del predecessore ecco il predecessore eh, ricordiamo è l'elemento il predecessore di un nodo è l'elemento che lo precede nell'ordine indotto dalla relazione di ordinamento quindi se stiamo parlando di interi, è il numero che lo precede nell'ordine crescente dei numeri del, presenti nell'albero. Eh, L'algoritmo che abbiamo discusso ieri eh, consente di trovare il precessore in due casi, nel caso il precessore eh, abbia un, eh, un figlio sinistro, il più piccolo dei più grandi sarà appunto nel ramo dei più piccoli e poi quindi il più grande dei più piccoli, il massimo dei più piccoli. Se invece eh, il, il, il nodo di cui trovare il predecessore non ha un figlio sinistro, eh, il più grande dei più piccoli non può stare a sinistra perché non c'è niente, non può stare a destra perché ci sono i più grandi, a noi ci serve il più grande dei più piccoli, quindi dobbiamo per forza salire, salire finché non siamo un figlio destro, perché quando siamo un figlio destro, allora noi siamo sicuramente più grandi del nostro padre, quindi il nostro padre è più piccolo ma il nostro padre non è solo il più piccolo, più piccolo rispetto a noi, ma è il più grande di tutti i più piccoli perché si trova al vertice della gerarchia dove a sinistra abbiamo i minori, i più piccoli. Quindi questo è il predecessore. Che serve il predecessore? Serve, è una funzione di fatto di utilità per risolvere il problema dell'eliminazione di un nodo. Quindi eh, l'eliminazione di un nodo è forse l'algoritmo un po' più eh, ostico nell'albero binario, eh, ci sono tre casi, il caso semplice è quello in cui bisogna rimuovere una foglia, quindi eh, cominciamo a fare degli esempi. vale eh, search tree, diciamo a prendere almeno questo albero. Quindi se devo rimuovere una foglia, eh, la cosa è banale perché una foglia si può sempre rimuovere da un albero binario senza alterarne le... Eh, Proprietà, ricordiamoci perché ci stiamo preoccupando dell'eliminazione. Uno dice: non potresti semplicemente eliminare il nodo e fare un po' di, di, di collegamenti come ti pare? Eh, no, come ti pare no, perché eh, dobbiamo rispettare le proprietà di albero binario. Se non le rispettiamo, poi quell'albero non è più binario. Se non è più binario, non funziona più la ricerca e allora non, non serve più a niente. Allora sì, che non serve più a niente quello che stiamo facendo. Quindi, se stiamo rimuovendo una foglia, non c'è nessun problema, la foglia si stacca dall'albero senza alterarne le proprietà. Se stiamo rimuovendo un nodo eh, che è un nodo come questo che ha un solo figlio, beh, se ha un solo figlio, eh, la proprietà dell'albero binario ci dice che questo figlio rispetto al padre del nodo da eliminare sta nella giusta porzione, ovvero in questo caso sta a destra rispetto al 10. Quindi se io lo metto al posto del padre che è da eliminare, ancora quel nodo, il nodo che sto facendo risalire si troverà nella porzione giusta dell'albero, pertanto di nuovo le proprietà dell'albero binario sono rispettate. Oh ragazzi, questo non vale solo se questo, adesso io ho fatto un caso in cui il nodo da eliminare è 14 e suo figlio è una foglia, ma suo figlio poteva essere anche un altro albero, non vale lo stesso perché eh, dato che noi comunque abbiamo una relazione rispetto al padre, facendo risalire il figlio, questa relazione è rispettata. Dato che a destra non c'è niente, questo è il trucco. Non essendoci niente nell'altro ramo, eh, possiamo far risalire l'unico ramo eh, esistente, quindi questo, al posto del nodo da eliminare. Quindi caso 0, la foglia la stacco e basta. Caso 1, eh, sì, beh, caso 1, caso 2, dipende se partiamo da 0. Secondo caso, se eh, il nodo ha un solo figlio, molto semplicemente questo figlio, che potrebbe essere anche un albero, lo mettiamo al posto del nodo da eliminare. Quindi il caso più difficile è se il nodo da eliminare ha due figli, quindi questo è il caso 3, il terzo caso, se ha due figli, eh, allora l'algoritmo è di sostituirlo con il, predecessore, eh, di, eh, del, con il predecessore V del nodo e eh, di rimuovere V come nei casi 1 e 2. Ragioniamo. Allora, intanto perché bisogna sostituirlo con il predecessore? Facciamo per esempio un esempio qui, eh, vogliamo eliminare 6. Allora 6 ha due eh, figli che potrebbero essere due alberi, mo in questo caso sono due foglie, ma potrebbero essere due alberi. Come eh, possiamo fare? Eh, il problema è sempre quello di eh, capire cosa ci dobbiamo mettere al posto di 6, perché abbiamo capito che, come in questo caso ci mettevamo al posto di 14 l'unico figlio. Eh, esistente al posto di sé cosa ci mettiamo? Ehm, uno eh, sarebbe tentato di dire: Vabbè, come nei casi precedenti, ci metto o il filo sinistro o il filo destro. Ora magari questo caso, ehm, in, 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 in questo caso mi piacerebbe che qua ci fossero altri due, altri due nodi. Se riesco a trovare un altro albero eh, mi trovo meglio. Ehm, vediamo un po' un albero un po' più profondo tipo questo. Tipo questo, sì, perfetto. Questo mi piace di più. Quindi, sì, non è questa l'immagine, è questa. Perfetto. Ok, questo è sempre un albero binario. Uh, adesso per esempio voglio eliminare il nodo, uh, il nodo, il nodo 40. Il nodo, aspettate, il nodo 10. Sì. Voglio eliminare il nodo 10, benissimo, questo è un caso in cui che si presta bene, sto cercando di rendere eh, il caso difficile così capiamo che non basta una soluzione banale. Voglio eliminare 10, allora uno dice, vabbè, sai che faccio? Al posto di 10 ci metto 5, e beh, eh, ma se ci metto 5 eh, funziona, eh, a parte che se ci metto 5, poi 8 dove va a finire? Va a finire al posto di 5 e quindi 5 alla sua sinistra ci avrà 8, no, non può essere. Allora vabbè, non ci metto 5, ci metto 12. Ok, ci metto 12. Eh, quindi 20 alla sua sinistra c'è 12, 12 alla sua sinistra c'è 5. Eh, e alla sua destra c'ha 15. Beh sì, in effetti in effetti, potrei, potrei mettere 12 ad esempio. Però supponiamo eh, è difficile trovare un caso che stavo cercando, supponiamo che 12 abbia un figlio sinistro. che... Mh, che un figlio sinistro potrebbe essere, vediamo un po', 11. Eh, allora se 12 lo metto qui, eh, beh sì, in effetti non risolve comunque il problema. Supponiamo che 12 abbia un figlio sinistro abbiamo detto, supponiamo di mettere al posto di 10 ci mettiamo 12, facendo risalire 12. Adesso quale dei suoi figli dovrà stare qui a questo posto? E se voi dite uno o l'altro, capite che state spostando uno dei due figli al suo posto. E poi magari questo spostamento si ripercuote in tutti gli altri eh, nodi di quell'albero. Magari, ragazzi, questo è un albero molto più alto di questo che vediamo in figura. Quindi il fatto di dire sposto questo qui, poi sposto questo qui, poi questo così, poi magari devo spostare questo, e eh, vabbè, ma state facendo... Cioè, non è un algoritmo, è un modo di aggiustare l'albero un po' a occhio, ok? E non ci serve un approccio eh, algoritmico. Allora, se ragioniamo però su una cosa in particolare: gli alberi binari hanno una relazione d'ordine, ok? Quindi sappiamo che alla sinistra di 10 ci sono i più piccoli, alla destra ci sono i più grandi. Al suo posto, qual è il miglior candidato da inserire? Se vogliamo mantenere una relazione d'ordine, ovvero che eh, vogliamo, vogliamo che a sinistra di 20 ci siano i più piccoli, e in particolare che a sinistra del nuovo nodo che adesso andremo a mettere qui. Continueranno a esserci più piccoli e la sua destra continueranno a esserci più grandi. L'unico modo per fare assicurare questa proprietà è che al suo posto noi inseriamo il predecessore. Perché il predecessore? Perché abbiamo detto che noi dobbiamo sostituire nel nodo che vogliamo eliminare un nodo che ci sta bene al suo posto. Quale nodo ci sta bene? Beh, deve essere un nodo che la sua sinistra ha i più piccoli e la sua destra ha i più grandi. Questa è la definizione di albero binario. Ma qual è l'unico nodo che assicura? che alla sua sinistra ci siano i più piccoli, è il più grande dei più piccoli, perché sarà il più grande dei più piccoli sarà ancora più grande di tutti quelli che stanno a sinistra, ma siccome è il più grande dei più piccoli sarà anche più piccolo di quelli che stanno a destra, quindi l'unico nodo che posso sostituire con un nodo da eliminare nel, qual caso abbia, nel caso in cui abbia due figli è il predecessore. Ora, il predecessore di 10 è 8 perché 10 ha il figlio sinistro. Quindi 8 va messo al posto di 10, 10 va messo al posto di 8 e adesso cosa succede? Succede che eh, 10 è diventato una foglia, quindi si può eliminare al volo. Quindi ho fatto uno scambio più un'eliminazione di una foglia. Voi dite, eh vabbè, ma se 8 avesse avuto un figlio, come avresti fatto? Beh, io avrei scambiato lo stesso 8 con 10 e 10 con 8 e a quel punto 10 avrebbe avuto un figlio. Come si fa a eliminare un nodo che è un figlio? Banalmente, come ho detto prima, si fa risalire quel figlio al posto del nodo. Ok, ma allora che sarebbe successo invece se 8 avesse avuto due figli? Attenzione, se 8 avesse avuto due figli, per definizione non poteva essere il predecessore, perché se 8 avesse avuto due figli significa che avrebbe avuto anche un figlio destro e avendo avuto un figlio destro non sarebbe potuto mai essere lui il predecessore. Pertanto, per ipotesi del problema... Se io sostituisco il nodo con il suo predecessore, sto sicuro che nel posto in cui ci ho messo il nodo da eliminare, adesso ci può essere solo un figlio, anzi sono sicuro che può essere al massimo un figlio sinistro. Quindi si elimina facilmente come nei casi 1 e 2. Quindi tornando alle slide, sostituisco il nodo da eliminare con il suo predecessore, e siccome per ipotesi il predecessore può avere soltanto al massimo un figlio, lo elimino come nel caso 1 e 2 ok facciamo un altro esempio un esempio che chiedo a voi eh, voglio eliminare voglio eliminare voglio eliminare 25 voglio eliminare la radice chi di voi mi sa dire che devo fare lo sostituisco con 22 e poi lo elimino perfetto era un caso semplice perché effettivamente 22 eh, è una foglia voglio eliminare 20 sostituisco con 15 e poi lo elimino perfetto e vabbè ragazzi facciamo un ultimo esempio cerchiamo di trovare un esempio un po' più rognoso ma alla fine questo è a massimo può capitare che quando faccio la sostituzione eh, trovo un nodo che c'ha ecco vediamo questo sì potrebbe sì potrebbe, potrebbe potrebbe essere questo il caso sì benissimo perfetto questo mi piace allora dove stai? apri di voglio eliminare 8 8 qualcun altro oppure anche sempre il vostro collega non ci va 6 si sì. a posto di 8 ci devo mettere 6 8 a questo punto però va a finire qui, non è più una foglia, quindi che devo fare per eliminare 8? Lo sostituisco nuovamente con 5. E... Mi, mm -hmm. cioè no, perché no? Perché adesso che 8 sta qui, per eliminare 8, questo è un nodo che ha un solo figlio. Posso quindi metterci 4. Fa? Esattamente, cioè elimino 8 facendo risalire questo pezzo, lo metto a posto di 8. Quindi 2 avrà come figlio destro 4 che a sua volta avrà figli 3 e 5. Questa è una domanda più difficile, apposta l'ho fatta, capito? Quindi è vero che devo sostituire 8 con il suo predecessore che è 6, quindi 6 va a finire al posto di 8 e 8 finisce al posto di 6. Però una volta che 8 sta qui devo eliminarlo, questo però è un nodo che ha un figlio, pertanto l'eliminazione di un nodo che ha un figlio non si fa con il predecessore ma semplicemente collegando il padre con il suo figlio, quindi 2 sarà diventato padre di 4. Semplicemente, ok? Bene, che complessità ha l'eliminazione di un elemento? Devi calcolare il predecessore, il predecessore ha complessità ODH, quindi l'altezza dell'albero. Che complessità ha poi l'eliminazione vera e propria? Eliminare una foglia ha complessità o di 1 eliminare un nodo che ha un solo figlio ha complessità OD1, perché devi collegare il padre con il figlio, eliminare un nodo che ha due figli. Ha bisogno del predecessore, quindi O di H, ma poi una volta che ha fatto lo scambio deve eliminare un nodo che al massimo c'è un figlio, quindi O 1. Quindi la complessità anche dell'eliminazione è O di H. Bene. Adesso dobbiamo vedere qual è il costo reale. Cioè abbiamo detto il costo è O di H. Ok, ma che significa O di H? Significa che noi vorremmo che questo H fosse logaritmo in base 2 di N. Beh allora abbiamo un po' di casistiche. Qual è il caso ideale? Cioè noi vorremmo che l'albero fosse perfetto. Ricordate, un albero è perfetto quando ogni nodo ha o, binario, eh, quando ogni nodo ha o due figli oppure zero, sono tutte foglie, oppure ha foglie, cioè un nodo ha o due o zero figli. Quindi un nodo può essere o pieno, che ha tutti e due i figli, o una foglia. Quindi una, un corollario di questo albero perfetto che tutte le foglie stanno allo stesso livello e visivamente si vede un albero perfetto è un albero perfetto appunto, dove ogni nodo eh, ha due figli e poi ci sono le foglie che non ne hanno. Ragazzi non è difficile dimostrare che un albero perfetto ha un'altezza eh, che è il logaritmo base 2, un albero binario perfetto ha un'altezza che è il logaritmo base 2 del numero di nodi. Come si fa a dimostrare? Ci sono tanti modi per dimostrarlo, ma in realtà noi l'abbiamo già fatto. Quando abbiamo fatto la ricerca binaria. Seguite il ragionamento. Partiamo dalla radice. Quando noi partiamo dalla radice, quanti elementi ci sono nell'albero radicato nella radice? N. Siete d'accordo con me? Se noi andiamo a sinistra oppure a destra, come nella ricerca binaria, quanti elementi ci saranno decidendo di andare a sinistra o decidendo di andare a destra? Cioè quanti ne abbiamo scartati? Più o meno N mezzi. Cioè decidendo di andare a sinistra o a destra, praticamente abbiamo diviso in due. L'albero è perfetto, quindi abbiamo diviso in 2 il numero di nodi. Quindi n diviso 2, n diviso 4, n diviso 8 sono tutte potenze di 2, cioè n diviso 2 alla I, dove I è il passo che sto facendo per arrivare alla foglia. I, cioè l'altezza dell'albero, perché I è il numero di passi, quindi è la definizione di altezza, la, la lunghezza del cammino dalla radice alla foglia. I mi fermerò quando I è uguale. Eh, quando, due, quando n diviso 2 alla i è uguale a 0, cioè quando non ho più eh, nodi figli, eh, non ho più nodi in quell'albero, quell'albero è nullo. Quindi, come nella ricerca binaria, risolvendo l'equazione esponenziale quando e è uguale al logaritmo in base a 2 di n. Quindi si dimostra facilmente, per esempio si, vede anche, cioè, si può anche verificare empiricamente questo è un albero che ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Il logaritmo in base 2 di 15 è, 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 beh sì, sarebbe 3, qualcosa, 3,9, 3,8, è quasi 4, perché 2 alla 4 fa 16, quindi è tra 3 e 4. E in effetti l'altezza di questo albero è 1, 2 e 3, se la contiamo da, 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 da 1. Eh, da 0 scusate, 1, 2 e 3. Se la contiamo da 1 è 4, quindi tra 3 e 4 appunto. E, bene, questo sarebbe l'ideale. Noi vorremmo che l'albero fosse perfetto, ma se noi non introduciamo nessun controllo quando? Controllo in fase di inserimento, soprattutto, ma anche in fase di eliminazione. Cioè, se noi quando modifichiamo l'albero l'albero quando è che si modifica o quando inserisci degli elementi o quando li elimini se noi non facciamo nessun controllo è che noi sappiamo che quest'albero si formerà con questa forma qui perfetta qual è quindi il caso peggiore cioè quello che eh, effettivamente eh, rende diciamo l'albero binario di ricerca inutile o meglio di poca efficienza rispetto ad altre soluzioni per esempio quello in cui Professore, scusi, non riusciamo a sentirla. No, professore, non la sentiamo. Mi sentite adesso? Sì, ora si sente. Ok, eh, per quanto tempo non mi avete sentito? Un bel po', credo, due o tre minuti, non so. Va bene, per fortuna mi sono accorto del, del messaggio. Grazie a chi l'ha scritto, <ride> va bene. Allora riprendiamo la registrazione, è ancora attiva quindi la presentazione l'ho avviata. Dobbiamo semplicemente eh, ritornare in questo discorso. Quindi dicevo, eh, non so fino a che punto mi avete seguito. Mi avete seguito fino al punto in cui oh, vi ho detto in base 2DN? Penso di sì. Sì, sì. Ok. Bene, dicevo che se un utente eh, si mette a inserire gli elementi in ordine o decrescente o crescente, questa struttura degenera in una lista collegata, che quindi non beneficia di tutte le complessità che noi vorremmo, complessità di ricerca e inserimento ed eliminazione pari al logaritmo in base 2 di n, pertanto tutto questo discorso per, a che serve? Serve per dirvi che l'albero binario di ricerca se noi non facciamo dei controlli in inserimento di eliminazione, non possiamo noi garantire che abbia quelle complessità, Sì, ha una complessità pari all'altezza, quello è vero, ma l'altezza potrebbe essere lei stessa pari a n, come in questo caso. Ok. Ora uno dice: vabbè, ma l'utente non si mette a fare questi giochetti, è vero. Però in media, anche se l'utente non si mette a fare questi giochetti, comunque voi non avrete mai un albero perfetto, o comunque non avrete un albero che ha un buon bilanciamento. Eh, quindi, noi non possiamo garantire queste complessità se non facciamo un passo in più. E eh, il passo in più, vi dicevo l'altra volta, è fare in modo che l'altezza sia al massimo sempre logaritmo in base 2 di n. Ci sono vari modi per farlo. Eh, ci sono gli alberi AVL che adesso accenniamo, solamente accenniamo, e poi ci sono gli alberi rosso-neri che eh, sfruttano una colorazione alternata di nodi rossi e nodi, nodi neri per eh, rendere comunque una cosa che fa anche l'albero AVL, rendere l'albero bilanciato. Quindi dobbiamo introdurre il concetto di bilanciamento. Eh, che per la prima volta è stato introdotto nel lontano 1962 da eh, Adelson, Deschi e Landis, che sono i tre che eh, danno l'acronimo AVL degli alberi bilanciati in altezza. Quindi, gli alberi AVL sono alberi binari di ricerca che in più hanno la proprietà di essere sempre mantenuti bilanciati in altezza, e questo garantisce che l'albero abbia un'altezza pari al logaritmo in base 2DN. Quindi, quindi va bene, quindi l'utente può fare quello che gli pare. Può anche inserire i, i nodi in ordine. Comunque ci saranno delle procedure, che, eh, procedure di rotazioni, che accenderò, eh, che consentiranno di, re di rendere bilanciato l'albero. Ora, la cosa più importante è la nozione di, bilancia di bilanciamento. Allora, adesso noi ai nodi eh, che sono dell'albero associamo degli indici. Vedete questi indici che sono sopra ciascun nodo. Questi indici o fattori li definiamo come fattori di bilanciamento e li definiamo come in ciascun nodo il suo fattore di bilanciamento, immaginate come una bilancia, come facciamo a capire che l'albero ha una forma omogenea, ben bilanciata? È come una bilancia con il perno centrale nella radice. Dobbiamo pesare quello che sta a sinistra, la vostra sinistra scusate, e quello che sta a destra e farne la differenza. Se questa differenza è 0, i piatti della bilancia sono allo stesso livello, quindi sono equilibrati, quindi c'è un bilanciamento. Se invece c'è una differenza di 2, di 3, di 4, c'è uno sbilanciamento sempre più eh, alto che poi eh, produce un albero appunto, che non ha un'altezza logaritmo in base a 2 n Quindi il fattore di bilanciamento è la differenza tra l'altezza del sottoalbero a sinistra, del nodo in cui dobbiamo calcolare questo fattore, e del sottoalbero destro. quindi Facciamo un po' di esercizi di questo fattore di bilanciamento. E, eh, in questo nodo, il fattore di bilanciamento è altezza del sottoabrio sinistro, questo sottoabrio sinistro ha altezza 2 o 3, però dobbiamo metterci d'accordo, eh. se partiamo da 0, questo ha altezza 2. Labbro destro ha altezza 2, anche qui quindi 2, meno 2 fa 0. Questo ha 2, questo ha eh, 1, meno 1, quindi 0. Questo ha 0 meno 0 quindi 0 ovviamente, questo ha 1 um, meno 0, quindi 1. Questo ha 2 uh, eh, meno 1 fa 1. Questo ha 0 meno 1 c'ha uh, meno 1 e questo c'ha 0. Ora noi definiamo un albero bilanciato quando in ogni suo nodo. E di nuovo, ragazzi, all'esame, non fate solo sulla radice. Gli alberi sono sempre ricorsivi, quindi qualunque definizione non potrà mai valere solo per la radice. E' bilanciato in altezza se tutti i fattori di bilanciamento sono tali da avere un modulo minore o uguale di 1. Quindi noi accettiamo gli uni, ma non accettiamo più di 1. Ovviamente nemmeno più di meno 1. Quindi meno 2 non va bene, più 2 non va bene. Si può dimostrare che se i fattori di bilanciamento sono al più 1 in modulo allora l'altezza è al più logaritmo in base 2dn o oh, magari questo non è un albero perfetto perché qua gli manca una foglia e qua pure ma che ce frega, non è perfetto è quasi perfetto comunque la sua altezza è comunque eh, logaritmo in base 2dn per esempio questo albero non è avl perché non è bilanciato in altezza perché eh, questo nodo ha, zero, questo ha 2 -2, 0 questo ha 2-2-0 questo ha 0 1 1, questo c'ha 1 0 1. Questo c'ha 2 0 fa 2, quindi questo non è bilanciato in attenza. Facciamo altri esempi. Ecco, questo viene veramente bene come esempio. Si vede a occhio ragazzi, però mi dovete dire dov'è il problema, perché questo non è bilanciato in altezza, si vede che è sbilanciato, no, ci sono più nodi da una parte che dall'altra, anche se non è quello il criterio, eh? non è che dov dovete contare il numero di nodi a sinistra e il numero di nodi a destra, non è il numero di nodi, ma è l'altezza, la differenza di altezza che lo rende sbilanciato. Chi mi sa dire dov'è il problema? Quali sono i nodi che hanno un fattore di eh, bilanciamento il cui modulo è superiore a 1? Quali sono questi nodi? sono tanti, eh? più di uno. Eh, nodo 10. Sicuramente nodo 10 perché a sinistra c'ha 1, 2, 3, 4, 5, meno 1, 2, 3, quindi 2, perfetto, poi 8. 8, sì, anzi proprio di brutto 8. 1, 2, 3, 4, meno 0, 4. Poi 11. 11. Bravo, 0, meno 2, meno 2, perfetto, poi. Il 6 che ha 2. 2, meno 0, 2, perfetto. Anche 2 in realtà perché sarebbe 1 meno 3 fa meno 2, quindi eh, anche 2 è sbilanciato. E, sì, sono tanti i no? nodi, ne, ne basta uno comunque. Se io vi faccio la domanda, questo albero è, è sbilanciato o bilanciato, voi mi dite sbilanciato perché qua eh, o qui o qui o lì eh, il fattore di bilanciamento è diverso da 0, eh, 1 o meno 1. Quindi ne basta uno per dire che non è bilanciato. Benissimo. Altro esempio. Ecco, osservatelo bene. È bilanciato oppure no? Osservatelo bene, no, non è bilanciato perché sembra perché bilanciato è, però. Dite nel, nodo 20 ci, nel nodo 20 hanno fatto 2. Bravo bravo, bravissimo. Quindi 1, 2, 3, meno 1 fa 2. Non è bilanciato. Quindi non lasciatevi ingannare dalla forma visiva. Questo dice: Vabbè, è bilanciato. Guarda che bello, è proprio un albero di Natale. No, non è bilanciato. 20 è l'unico nodo? Eh, non lo so, eh, ci sto pensando pure io. È l'unico nodo con fattore di sbilanciamento eh, diverso da 0-1-1? Sembra di sì. Sembra di sì, perché questo è 2-3. Sì, è l'unico, è l'unico, quindi lui è l'unico. Bastava che qua ci fosse un figlio su 22 e questo albero sarebbe stato bilanciato. Ok, benissimo. Ultimo esempio. Questo è bilanciato sì o no? No, a causa di 10. Bravo, non è bilanciato perché 10 a sinistra c'ha 0 e a destra c'ha 2. Quindi il fattore di sbilanciamento qui è meno 2. È l'unico nodo che lo rende sbilanciato, sembra di sì, sembra di sì, è l'unico nodo che lo rende sbilanciato. Bravi benissimo, allora questa era la nozione più importante. Perché questo non lo facciamo, non abbiamo, ecco, il tempo. Di, di, di farlo quest'anno eh, con uh, questo diciamo nuovo orario che ci ha tolto un'ora eh, comunque devo decidere una selezione di argomenti da da farvi ovviamente non vi chiedo l'esame le rotazioni però almeno sapere cosa sapere che grazie a questo meccanismo è importantissimo questo meccanismo perché perché quando io faccio un inserimento o quando faccio la uh, eliminazione andrò a ricalcolare eh, il fattore di sbilanciamento sul nodo in cui io ho fatto questa operazione. Beh, andare a ricalcolare significa che eh, se il fattore di sbilanciamento rimane entro meno 1, 1, non c'è niente da fare, ancora l'albero è bilanciato. Ma se il fattore di sbilanciamento scatta il 2, e anzi si può dimostrare che se io faccio una sola operazione, un inserimento o un'eliminazione, al più lo sbilanciamento può diventare 2 o meno 2 o 3 o meno 3 non può diventare 10.000 perché io ho fatto un'operazione ok quindi significa che all'albero manca poco per essere bilanciato c'è un fattore per esempio questo albero che c'ha più 2 che gli manca per essere bilanciato anzi mi sapreste dire voi senza guardare le slide per intuito come modifichereste intuitivamente questa porzione di albero per evitare che ci sia un più 2, per rendere quindi questo albero bilanciato, come lo modifichereste questa porzione qui? Sostituire il 76 con il 72, il 76 diventa figlio destro di 72? Sostituire il 76 con il 72? Eh, sì, per esempio, oppure eh, sostituire 76, fare, se vogliamo mantenere la relazione di frecce, Potremmo sostituire il 54 a posto del 76, il 76 diventerebbe figlio destro di 54 e 72 figlio sinistro. Quello che ho appena detto ragazzi si chiama rotazione, cioè voi immaginate di mettere il pollice sul 54 e di fare ruotare questa porzione qui attorno a questo uh, vertice, a questo nodo. Quindi fate così, ci mettete proprio il pollice e lo fate ruotare come una manopola. Se lo fate ruotare, vi accorce, cioè, vi vedete che il 54 va al posto del 76, il 76 diventa il figlio destro di 54. A quel punto la relazione di eh, ordinamento dell'albero è comunque mantenuta, e eh, in più il fattore di bilanciamento non sarà più più 2, ma sarà ehm, quello che sarà, ma sarà minore di più 2. Quello che vi ho appena eh, enunciato è la rotazione. Quindi non vi chiedo all'esame queste cose, però sapere che esistono. Eh, dei, delle rotazioni di tipo sinistra, sinistra, destra, destra, sinistra, destra, destra, sinistra, cioè ci sono quattro casi in cui in ciascuno di questi quattro bisogna fare una specifica rotazione. Quindi, a seconda di dov'è lo sbilanciamento, si fa una rotazione o anche due rotazioni. Ci sono anche le rotazioni composte, per esempio, ehm, eh, bisogna andare a capire chi è l'albero che sbilancia. Se l'albero che sbilancia è il sinistro del filo sinistro, allora si fa una rotazione che si chiama Sinistra, sinistra, eccetera. Non voglio entrare nei dettagli, però vi voglio solo dire che si possono definire quattro tipi di rotazioni da eseguire in quattro casi specifici che coprono tutte le casistiche. Pertanto, eh, ogni volta che io faccio un inserimento e un'eliminazione, andrò a vedere se è cambiato qualcosa nello sbilanciamento. Se è cambiato, vado in uno di questi quattro casi, proprio nel, nel, nel codice ci sta una switch. Se in questo caso faccio una rotazione di questo tipo. Facendo così l'albero sarà sempre bilanciato. Però ripeto, non entriamo nel dettaglio di queste rotazioni, è un po' macchinoso. E tra l'altro, io ogni anno che l'ho fatto usavo la lavagna, quindi adesso io non ho la lavagna, sì, potrei riprendere il tablet solo per questa lezione. però eh, diciamo che facciamo argomenti più importanti. L'importante è per sapere che gli alberi devono essere bilanciati, per bilanciarli si possono fare delle rotazioni. Eh, per esempio vedete questo è il caso di, in cui vi dicevo eh, in cui questo nodo adesso passa ho fatto l'inserimento guardate che è successo l'albero era questo ed era bilanciato qualcuno però ha inserito oh, 10 adesso si va a ricalcolare il, lo sbilanciamento quindi questo diventa meno 1 era 0 questo diventa più 2 era 1 questo diventa meno 2 eccetera cioè gli sbilanciamenti si vanno a ricalcolare lungo il percorso dal nodo che è inserito fino alla radice, perché sono quelli che possono essere cambiati. Mica può essere cambiato questo. Che c'entra? Solo quelli che coinvolgono il percorso foglio radice. A questo punto si prende lo sbilanciamento che sta più in basso, quindi il primo che ho incontrato nell'andare verso la radice, e si fa una rotazione. In questo caso la rotazione dovrebbe essere con perno su 9, quindi una rotazione sinistro destra. Eh, no, in questo caso la rotazione ah, è sinistro-destro, non è sinistro-sinistro ok, quindi con perno sul 10, comunque vedete sono rotazioni che non è facile imparare i quattro casi e come si fanno quindi è un po' macchinoso, non è nemmeno tanto bello pretendere da voi che impariate a memoria queste quattro rotazioni, l'importante è sapere che si fanno delle rotazioni per ribilanciare l'albero localmente ok bene, quindi Vabbè, adesso ci sono tutti i vari casi con il bilanciamento, e quella è la cosa che vi volevo dire: che eh, per mantenere il bilanciamento si possono usare le rotazioni secondo gli alberi AVL, oppure rotazioni e anche colori alternati. Nel caso di alberi rosso neri, ma ci sono anche altre soluzioni, per esempio alberi 2-3 e B-alberi. Ecco, i B-alberi si usano soprattutto nei database. Quindi, chi vuole approfondire questo argomento, sappia che. Eh, I biabri si usano anche per implementare le, le tabelle, proprio eh, del, gli algoritmi di ricerca sulle tabelle eh, nei database relazionali. Ok? E in tutti questi casi si ottengono costi logaritmici, nel caso peggiore. Quindi possiamo dire che gli alberi binari che mantengono lo, il bilanciamento tramite uno di tanti approcci disponibili hanno costi logaritmici secondo eh, la dimensione dei dati, quindi log2 ok ehm, vabbè eh, sì c'è un problema che assegna 5 punti e chi vuole io non ho discusso i problemi nella, nella, nella porzione di tecniche e algoritmi quando abbiamo finito le tecniche c'erano una quindicina di problemi che sono a disposizione vostra per sceglierli ovviamente e quelli sono problemi relativi a quella parte cioè eh, ciascuno di quei problemi molto probabilmente si risolve con una tecnica gridi di video, però o eh, di programmazione dinamica. Quindi ogni sezione ha i suoi problemi. La sezione alberi binari ha questo problema che si chiama Battiamo l'STL. È un po' ambizioso come, come problema: cioè si chiede di eh, implementare voi una vostra map basata su alberi AVL eh, magari ispirandovi anche cioè si trova probabilmente anche del codice magari lo adattate lo studiate quindi poi me lo sapete spiegare quindi non pretendo che lo implementiate da zero il codice di una VL però avete fatto uno studio del problema del codice quindi comunque vi siete guadagnati i punti e soprattutto fate un esperimento cioè confrontate eh, il costo quindi il tempo di esecuzione della vostra map ed è quella del C++, a variare nel numero di elementi presenti in questa map. Quindi, per esempio, eh, che succede se faccio eh, una sequenza casuale di M operazioni con M scelto sempre più grande? Quindi faccio 10 operazioni casuali, 100 operazioni casuali, 1000 operazioni casuali su un contenitore map di grandezza N. Quindi, io vi consiglio, per esempio, fate un... usate un contenitore, fate un N che ne so, pari a 1000. Poi fate, ne so, 100.000, poi fate un milione, poi 10 milioni. E per, per ciascuno di questi provate a fare una sequenza di 10-100.000 operazioni casuali, quindi inserimenti casuali, eliminazioni casuali, ricerche anche. Ecco, provate poi a misurare il tempo medio di eh, esecuzione in ciascuno di questi esperimenti. Se siete stati bravi, ovviamente se è, bravo stato, se è stato bravo anche chi ha implementato il codice della VL, eh, perché è carino questo esperimento? perché eh, le map eh, del C++ non sono implementate con gli AVL, ma sono implementati sono alberi di ricerca okay? che però per mantenere il bilanciamento usano la tecnica rosso-neri ora in realtà non sono perché non posso essere sicuro di questo al 100%? perché come forse spero ho detto già un'altra volta il C++ è una specifica nel senso che chi ha scritto il C++ ha scritto che esiste, deve esistere un contenitore che si chiama Map, che deve dare risposta almeno logaritmica in funzione della ricerca, inserimento ed eliminazione. Ora, chi è che implementa queste cose? Il compilatore. In particolare, le librerie di sistema associate a quel compilatore. Per esempio, sotto GNU abbiamo le librerie libc, libc, sono librerie il GNU. Che implementano lo standard del CPU. In Microsoft, Microsoft ha le sue librerie che implementano il CPU, quindi ogni sistema operativo, ogni ambiente di sviluppo, ogni compilatore, implementa lui gli alberi binari di ricerca che si bilanciano. Quindi non si sa esattamente perché alcune cose sono segreti industriali, ragazzi. Cioè, chiedersi, ma il compilatore Microsoft oppure quello IBM, come implementano gli alberi? binari, come implementano le map non lo so cioè si suppone ci sono diciamo, de de delle fughe di notizie e, e poi si sa che il GNU, siccome GNU è open si sa che GNU usa gli alberi rossoneri io non so il compilatore Microsoft se usa gli alberi rossoneri oppure gli alberi AVL oppure qualche altra soluzione, però appunto questo è carino usare il vostro compilatore magari Microsoft e implementare gli AVL. E confrontarvi con l'implementazione offerta dallo standard. Quindi implementate voi una vostra MAP basata su AWL e fate un esperimento per vedere chi è meglio, diciamo in sostanza, come ve la cavate. Questo è un problema da massimo punteggio 5 punti perché dovete fare anche un esperimento. Secondo me è molto carino questo problema. Va bene, quindi terminiamo qui la parte di. Eh, di... Di alberi binari. Avete domande? Perplessità? Vabbè, potete farmele al termine della lezione o in privato. Ok, iniziamo adesso e continueremo sicuramente domani e anche la settimana successiva la parte sugli alberi di gioco per giocatori artificiali. Eh, cioè, questa sezione, che tra l'altro io arricchirò, in questa settimana ci metterò pure la parte su su Monte Carlo che sono, saranno due o tre slide perché è veramente molto più facile di quello che stiamo per fare risponde alla domanda ma insomma, io come faccio a fare intelligenza artificiale nel gioco del 2048 o nel gioco del Bejeweled o nel gioco degli scacchi o nel gioco o nel gioco di Cubert, o nel gioco quali altri giochi avete scelto fatemi non in traffic control là non, non, non serve questa strategia e vabbè, non mi vengono in mente altri giochi che avete scelto. Eh, come faccio quindi a implementare giocatori artificiali? Sfruttando gli alberi di gioco, questa è la risposta. E quindi dobbiamo, eh, dobbiamo trattare gli alberi di gioco. Quindi, ora, nei 10 minuti rimanenti, vi do qualche cenno storico e qualche definizione. Domani parliamo proprio degli algoritmi che consentono di risolvere questo problema. Ragazzi. Gli algoritmi dei giocatori artificiali, in particolare lalpha beta pruning, è un argomento davvero avanzato, che raramente si fa in un corso di ingegneria informatica latriennale. Quindi è l'argomento più difficile di questo corso. Pertanto, ci vogliono due o tre lezioni per farlo e per digerirlo. Quindi oggi rilassiamoci, però domani preparatevi perché è davvero davvero difficile. Ok? Bene. Allora, intanto, qualche cenno storico, eh, non voglio però sprecare troppo tempo, però è una curiosità che eh, il termine giocatore artificiale in realtà è stato coniato. L'intelligenza artificiale viene da, da, addirittura dal 1700, però era un baro, cioè eh, l'inventore del primo giocatore artificiale, in realtà, eh, sosteneva e presentò all'imperatrice d'Austria di aver inventato una macchina in grado di giocare a scacchi. E tutti a corte forono, furono estasiati da questa macchina che davvero era in grado di battere i eh, giocatori umani. Stiamo parlando del 1770. Peccato che si scoprì anni dopo, veramente, ragazzi. Cioè, per anni alla corte dell'imperatrice d'Austria furono convinti che esisteva una macchina in grado di battere l'essere umano a scacchi. Quindi, che bello, esiste l'intelligenza artificiale nel 1700. In realtà c'era cioè, dentro questa macchina. Un, 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 un prigioniero cioè era veramente un, un personaggio che era stato praticamente sottratto alla prigione proponendogli questo scambio quindi ti faccio uscire dalla prigione ma in cambio tu fai questo per me è un lavoraccio, cioè doveva stare chiuso dentro questa scatoletta che era piccola quindi era un nano era probabilmente anche un po' un contorsionista e al suo interno voi dite vabbè che ci vuole allora era lui a giocare, sì, ma dove sta la genialità? La genialità sta nel fatto che eh, questo Wolfgang von Kemplen aveva inventato un sistema meccanico per specchiare la eh, scacchiera eh, sotto eh, per mostrarla al, al nano veneziano. E lui, tramite un sistema di leve eh, meccaniche, riusciva a incredibile, riusciva a giocare dall'altra parte. Quindi, comunque, a livello meccanico, era un prodigio questa macchina. Eh, però non era ovviamente un'intelligenza artificiale, era, era un gioco eh, che di nascosto veniva comandato da eh, un giocatore di scacchi professionista, un nano veneziano che tra l'altro era pure un contorsionista. Vabbè, poi questa cosa è stata scoperta, quindi niente intelligenza artificiale, fino, fino al 1997. Diciamo che questo può essere segnata, eh, tra l'altro sono anche gli anni in cui... Eh, nasce Terminator sono gli anni in cui ci sono anche i film di fantascienza beh anche prima del 97 però soprattutto negli anni 90 si sviluppano i film di fantascienza dove l'intelligenza artificiale prende il sopravvento del mondo in particolare la serie di film Terminator perché successe questo? Perché una notizia che apparve sui primi sulle prime pagine di tutti i giornali. Io ricordo al telegiornale, cioè io ero, ero piccolo, voi, voi, voi non lo so, forse qualcuno, beh, 20, 23 anni. Qualcuno di voi forse eh, non era ancora nato, qualcuno comunque era molto piccolo, eh, troppo piccolo per poterlo vedere al telegiornale. Io mi ricordo che dio l'annuncio del eh, della, della prima sconfitta del campione mondiale di allora, Kasparov, nel gioco degli scacchi. Ragazzi, questa è considerata come l'anno zero, il punto zero, l'origine dell'intelligenza artificiale, quella che funziona, perché era dagli anni '60 che si studiava eh, a livello algoritmico l'intelligenza artificiale. E quindi ragazzi che è successo? IBM per scopi anche promozionali eh, mise in piedi un sistema, un computerone ragazzi, c'era cioè, una stanza con un computer giganteschi eh, che comandava le mosse eh, di eh, un, un delegato, quindi eh, questo è Casparo, questo è il delegato dell'IBM, che sta facendo le mosse secondo quelle che gli comanda il, il computer. Quindi lui è soltanto un esecutore materiale delle mosse. Ragazzi, per farla breve, Kasparov ha perso, ok? E, e si è arrabbiato molto eh, e non ha accettato sportivamente la sconfitta eh, dicendo che, eh, secondo lui, nella famosa macchina, nella famosa stanza con, con questa macchina che stava giocando eh, il giocatore artificiale, quindi il computer stava giocando, in realtà... Secondo Kasparov c'erano anche degli esperti giocatori di scacchi che insieme ai programmatori informatici modificavano in tempo reale gli algoritmi per adattarsi alla strategia di gioco di Kasparov. E in effetti, diversi anni dopo, un documentario conferma eh, i sospetti di Kasparov e in effetti poi, anni, anni dopo, oppure dopo il 2003, IBM un po' ha fatto capire che è stato davvero così. Cioè che... L'algoritmo che ha battuto Kasparov non era un algoritmo così messo lì, programmato senza aiuto. In realtà c'erano i programmatori davvero che stavano lì e modificavano le linee di codice per risolvere dei bug che si verificavano in quel momento oppure per implementare delle strategie a volo laddove magari la macchina non si stava comportando bene. Loro, tramite anche la consulenza di giocatori eh, umani professionisti, adattavano un po' la situazione. Quindi. Ha ragione Kasparov nel 1997 lui è stato battuto barando ok non da una vera macchina eh, intelligente dal punto di vista degli scacchi ma da un insieme di cose però in realtà eh, fino poi negli anni 2000 i giocatori artificiali davvero sono stati in grado di battere di nuovo Kasparov Kasparov c'è stata una seconda partita e Kasparov è stato davvero battuto e stavolta non c'è stato l'aiuto di, eh, di umani anzi è famoso poi c'è stato quindi la, la sconfitta del campione mondiale di scacchi la sconfitta del campione mondiale di dama di otello ragazzi gli anni 1980 2000 fino al 2010 sono stati anni in cui eh, addirittura nel 2010 eh, verso il 2010 è stato si è resa ehm, è stata rilasciata proprio eh, in maniera anche open source quello che è considerato il miglior giocatore di scacchi al mondo artificiale, prima dell'avvento di, di Google. Si chiama. Eh, con la S inizia, non me lo ricordo. Eh, sì, Best Chess Artificial. artificial eh, World Fish, una cosa con Fish si chiama eh, Fish, fish eh, Artificial Chess Player. Sì, 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 sì player. Si chiama una cosa con Worldfish, Stockfish, ecco qua. Stockfish è considerato è open source e lo è stato fino praticamente a uno o due anni fa. Il miglior giocatore artificiale del mondo. Cioè, eh, non solo a partire dai primi anni, nel 2010, il giocatore artificiale di scacchi ormai batteva tutti i campioni, quindi non c'era la postola, ragazzi. Eh, anche i successori di Kasparov non avevano proprio nemmeno non vincevano manco una partita contro i giocatori artificiali. A quel punto allora si è deciso di fare un campionato tra giocatori artificiali e questi campionati eh, sono stati vinti in anni successivi sempre da Stockfish che quindi è stato considerato per diversi anni il miglior giocatore di scacchi al mondo ed è un giocatore ovviamente artificiale. Poi però è arrivato Google, Google AlphaGo, Google AlphaGo è eh, un'intelligenza artificiale basata su deep learning che non solo ha battuto eh, il giocatore eh, umano campione di Go, che si chiamava Seul come si chiamava, Sedol, Lee Sedol, questo è accaduto nel, nel 2016, ma poi questo sistema di Google è stato generalizzato, resta più generale, è praticamente un sistema che è in grado di imparare a giocare a tutti i giochi eh, da scacchiera, da, da, da tavolo, e batte tutti, cioè, questo ha battuto il campione artificiale di, di scacchi, il campione artificiale di dama. E anche, ovviamente, il campione umano. Era l'unico gioco dove l'umano aveva un, un vantaggio ed è il go. Cioè, ragazzi. Il deep learning, quello che, di cui si sente parlare, che fa tante cose, ha anche fatto questo: cioè, ha battuto ormai tutti, non solo i campioni umani, ma anche i campioni artificiali. Ha battuto proprio tutti. In questo momento il sistema migliore, il sistema più intelligente di giocatore di gioco da tavolo è un sistema di Google basato su Deep Learning bene terminiamo qui questa era una introduzione diciamo storica al problema del giocatore artificiale riprendiamo dalla prossima volta immagino abbiate delle curiosità su Deep Learning se le avete eh, vediamo se posso farvi un seminario dentro al corso comunque mi farà piacere un giorno parlare di queste cose, noi comunque queste cose ce le abbiamo alla magistrale